Ciao e benvenuto a un nuovo video sulle metafore statistiche. Oggi ti faccio conoscere la regressione logistica, un modello statistico che ti aiuta a prevedere se un evento accadrà oppure no. Immagina di essere un pescatore su un'isola dell'Oceano Pacifico e ogni mattina devi uscire in mare con la tua piccola barca per procurarti il cibo. Ovviamente le insidie del mare aperto sono molte, ma grazie alla tua esperienza sei più o meno in grado di prevedere se quel giorno le condizioni sono buone per salpare con la tua barca oppure pessime per rimanere in porto. La regressione logistica sarà la tua bussola che ti guiderà attraverso una probabilità per capire se le condizioni sono favorevoli per il tuo viaggio. Quello che ti spiego oggi è una particolare regressione logistica, detta binaria, perché la variabile dipendente è sempre dicotomica, cioè solo due modalità: sì, no, vero, falso, ammalato, sano, e nel caso del pescatore sarà partire o non partire con la barca. A questo punto dobbiamo inserire le variabili indipendenti che possono essere di qualsiasi tipologia. Vediamo tutti gli esempi. Posso avere un'altra variabile nominale, per esempio l'esperienza del pescatore, o c'è o non c'è. Posso avere una variabile ordinale, per esempio la qualità dell'imbarcazione, scarsa, buona o ottima. Non sono numeri, ma le categorie hanno un ordine di importanza. Posso avere una variabile numerica come la forza del vento, che in questo caso si misura in nodi che sono dei numeri. Per semplificare mi fermo qua con solo tre variabili indipendenti, ma ce ne sarebbero molte altre come l'altezza delle onde, la visibilità, la lunghezza del tragitto e così via. Immagina quindi che la decisione del pescatore di partire con la sua barca dipenda dalle caratteristiche delle variabili indipendenti. Se un pescatore è esperto, aumenta la probabilità di partire. Se la qualità della barca è buona, altrettanto, ma se la forza del vento è potente, diminuisce la probabilità di uscire in mare. Tutte queste variabili messe insieme arriveranno alla fine a dare una probabilità affinché il pescatore si senta sicuro di poter salpare con la sua barca, che si traduce in un numero che va da 0 a 1. Se la probabilità supera lo 0,5, quindi il 50%, la regressione logistica ti dice che sì, può partire. Viceversa, se tale numero è inferiore a 0,5, allora meglio rimanere in porto. Dunque, hai capito che la regressione logistica serve per assegnare a un evento la probabilità che avvenga oppure no. È quello che fanno solitamente i medici quando, con una serie di fattori, cercano di prevedere se una persona con determinate caratteristiche possa ammalarsi o meno. Tutto quello che ti ho spiegato finora è il concetto generale della regressione logistica, al quale bisogna aggiungere altri indicatori, come la bontà di adattamento del modello, simile a quanto accade nella regressione lineare. Un altro aspetto fondamentale è la spiegazione dei coefficienti delle singole variabili indipendenti, che nella regressione logistica prendono il nome di odds ratio, ma per conoscerne il significato ti ho preparato un video apposta. Per concludere, voglio lasciarti con una frase che mi ha suggerito l'intelligenza artificiale e mi farebbe proprio piacere che la commentassi. La regressione logistica è uno strumento potente che ci aiuta a navigare nel mare dell'incertezza e a prendere decisioni informate. Con la nostra bussola statistica in mano, possiamo salpare verso l'isola della previsione con maggiore sicurezza. Grazie e alla prossima!